Diranno, questo è un po' territorialmente, lo dice Casalvore, Buonalbergo e Montecalvo, Telaggio. Che poi Telaggio in Italia non so se esiste, questo non l'abbiamo mai capito, ma è molto. Sono andato un po' nel Salento, insomma, questo ci O nel Cilento anche. c'è tanto, anche perché abbiamo un po' di problemi, dopo sempre da quando veniva la Brindisi, se non ho Dalla portato Puglia. questa catena. Allora, ora facciamo una piccola improvvisazione, perché non è pure questo è un libro che sta sull'Angelo siciliano, sicuramente lo avete sentito, caro amico mio. Angelo siciliano ha fatto una raccolta molto importante sulla storia di Montecalvo, sulle tradizioni antiche, sul dialetto, sui riti magici. C'ha un sacco di materiale, potete vedere. Questo è un libro che è stato fatto. Allora, diciamo, ora facciamo giusto leggerò qualcuno a caso perché non ci leggiamo. Sì, prima di niente solamente. Facciamo un testo, perché chi la capisce al popolo, chi non la capisce la c'entra sì, nessuno. Dai. Ce ne sono tantissime, lo provo qualcuno. Vediamo se Alberto lì. Aspetta, fammi vedere perché non ci sta di chiamare, guarda uno. Lufanno Muzzecanderra. Lufanno mordere, no? Muzzeca è proprio morta. Più difficile, più difficile. Forse che andare a mordere a terra, insomma, che lo fanno prendere una fanno disperare, fanno arrabbiare, fanno a chi figlio e a chi figliato. Sto cercando di investire. Amici d'oro. Bevo lo brodo con la posata e magna la menestra con lo curtillo. La famosa porchetta rindo brodo, praticamente. Cammina chiano, pare che c'è calore. Facile, era qualcosa di più difficile. La voce a tavola ne faremo delle meglio delle cose, sono un po' di una parola che non ho mai sentito. Lo potete vedere prima che torni dopo per l'altro detto. Intendo che tira qua. È un vento costante, è quasi, sì, c'è quasi vento costante. Difatti, questo termine qua, questo qua non lo so leggere. C'è grande sta. Sì, non è preso, insomma, generalmente c'è uno storico che è tratto. La cosa bella proprio di questo vento è che appunto c'è vanno in rascia in tradizione della seconda guerra mondiale, insomma queste donne si cospargevano, come spiegheremo un po' meglio, si cospargevano di questo vento, insomma, e si buttavano in mezzo al vento e questo vento le trasportava, come possiamo vedere già qualcosina, all'interno di questo posto dove c'è una c'è un occhio che scorre dell'acqua rossa, è rossa proprio la presenza forte di ferro, e loro utilizzavano insomma per comprarsi la credibilità nel paese, perché essendo forte di ferro magari una viva, avevano i bambini che erano un po' deboli. Quindi questo non proprio, utilizzava tecniche buone per acquisire le anime delle persone.